Ah, raindrops keep falling on my head. Vabbè. L'altra sera guardavo la televisione e ho visto una cosa strana, stranissima. La televisione ci farà rimbambire prima o poi. Cioè, già la sta facendo, ma sta perpetrando questa attività di rimbambimento totale delle menti. Perché dico questo? Vabbè, guardavo la televisione, a un certo punto appare una pubblicità, due ragazzi, penso fossero appena sposati, in cucina, davanti ai fornelli, prendono una padella, mettono l'olio, vanno nel frigorifero, prendono dei surgelati, non dico cosa fossero perché non posso fare pubblicità, mettono i surgelati in padella e poi si mettono a ballare, mettono a ballare. Allì, allì, allì. Ma dico io, ma è possibile che metti due cose in padella dal giorno e ti metti a ballare? Ma è incredibile, incredibile, è incredibile. Se mi mettessi a ballare io davanti alla padella, non so già cosa. Cioè, già immagino cosa direbbe mia moglie. O c'è la febbre, o l'età avanzata sta manifestando i danni del tuo cervello. Vabbè, comunque non è di questo che voglio parlare del mio cervello che ormai è andato. Vogliamo parlare del cloud storage. La memoria sulle nuvole. Come dire, memoria sulle nuvole? Beh, che ci piaccia o no, lo stiamo già usando senza neanche saperlo. Senza saperlo, noi usiamo già il cloud storage. Ovvero, avete uno smartphone? Avete uno smartphone nella quale vi divertite in qualunque posto voi andiate e fate fotografie? È vero che fate le fotografie, vado al mare, foto all'acqua, foto alla sabbia, foto alle sdraie, foto all'ombrellone, foto ai pesci, foto ai vicini d'ombrellone, eccetera, eccetera. Poi dite, e adesso che faccio? Vabbè, ce l'hai lì, dici. Però senza che ve ne accorgiate, se avete un account Google, le vostre foto vanno a finire sul cloud storage. Cos'è il cloud storage, diciamo? Allora, spieghiamo esattamente cos'è questa memoria sulle nuvole. In realtà il cloud storage è un sistema per memorizzare dati. Perché voglio parlarvi di questo? Facciamo un passo indietro. Torniamo al nostro computer, al nostro smartphone o al nostro tablet. Il nostro dispositivo elettronico non è perfetto, non è eterno. Prima o poi, per un motivo o per un altro, potrebbe rompersi. Spaccarsi, metti caso che ti cade per terra, mentre cade ci passa sopra un camion rimorchio e ve lo fa in mille pezzi. Voi cominciate a piangere perché pensate alle foto che avete fatto al mare e dite: sono andate, non c'è più verso di recuperarle. Ed ecco che qui subentra il cloud storage. Perché dico questo? Perché se siete persone accorte, fate in modo che i vostri dati possano essere salvati. Apriamo una parentesi. È successo a me, mi si è fumato un disco. Questa chiavetta qua io la uso per creare le installazioni di Windows 10, cioè io infilo la chiavetta nel computer, accendo, il computer parte, fa il boot, si dice, da questa chiavetta, fa due domande e poi mi installa Windows 10. Ora, tutto l'ambiente che io mi ero creato sul mio computer per creare questa chiavetta qua è andato completamente perduto, si è bruciato il disco e non c'è stato verso di recuperarlo, niente da fare. Allora, due cose importanti. Primo, i dati, una volta persi, sono persi per sempre. Il sistema operativo, bene o male, si può reinstallare. Windows 10 è sempre quello. Un CD da qualche parte lo troviamo, un amico che ce l'ha, il negozio sotto casa, ci installa Windows 10. Ma le fotografie, i documenti, i film dei bambini quando erano piccolini, dei nipotini, una volta persi, sono persi per sempre. Allora, dobbiamo essere persone accorte, no? Diciamolo seriamente, parliamo un po' seriamente. Ogni tanto occorrerebbe salvare i dati, foto, immagini, le foto, video, documenti se ne abbiamo, da qualche parte. Allora, o li mettiamo su una chiavetta come queste, che hanno una certa capacità, ci sta un sacco di roba, adesso arrivano anche 256 o 512 gigabyte, quindi è una cosa enorme. Ma purtroppo anche queste tendono a rompersi o a guastarsi. E quindi se abbiamo salvato le nostre foto lì sopra, te saluti, sono perse anche queste.
un DVD, ma anche i DVD a quanto pare hanno una vita limitata, non so quanti anni, però dicono che dopo un po' i dati si rovinano, i CD si rovinano, i DVD si rovinano e si perderebbero anche quelle cose lì. Ed ecco che allora ci viene in soccorso questa grandissima invenzione che è il cloud storage. Che cos'è il cloud storage? È in realtà una memoria, uno spazio disco che è al di fuori dei nostri dispositivi. Starà su qualche data center, così si chiamano, questi grandi centri dati dove ci sono milioni e milioni di terabyte di memoria dove noi andiamo a salvare i nostri dati. Quindi è uno spazio esterno, al di fuori del nostro computer, di casa nostra, della nostra nazione, probabilmente stanno tutti in America, dove i nostri dati sono memorizzati e lì sono al sicuro. Se per caso il nostro computer dovesse rompersi e noi abbiamo già salvato i nostri dati sul cloud storage, beh, ecco, noi reinstalliamo il sistema operativo e possiamo riscaricarci i dati sul nostro computer. Questo è lo scopo del cloud storage, un dispositivo esterno al computer per memorizzare i nostri dati. Esempio pratico, Google Drive, anzi non solo Google Drive, ma anche Google di per sé. Se noi abbiamo uno smartphone, un tablet con Android, molto probabilmente, 99,99%, abbiamo un account Gmail. Gmail, che è la posta di Google, ci dà a disposizione gratuitamente 15 gigabyte di spazio. Ecco, noi 15 gigabyte possiamo farci stare, se ci bastano, tutte le nostre foto, i nostri video, i nostri documenti, eccetera, eccetera. Tutto su questo spazio esterno. Allora, se abbiamo uno smartphone, un tablet, automaticamente possiamo dire portameli in Google Drive, le mie foto, immagini. Oppure c'è anche Google Photo dove si possono caricare le foto se lo smartphone o il tablet è stato configurato in maniera corretta e adeguata. Altrimenti, se abbiamo un computer, dovremmo installare un software che scarichiamo da Google, che si chiama Sync qualche cosa, Backup Sync. Vabbè, se uno va su Google Drive, ti dice che cos'è, te lo puoi scaricare, te lo installi sul computer, e una volta installato sul computer, lui automaticamente si crea sul tuo computer uno spazio disco riservato alla sua cartella che è l'immagine esatta del drive che c'è sul cloud storage. Faccio un esempio pratico. Allora, io ho installato sul mio PC questo software di Google che è la copia esatta del Google Drive. Allora, io in questo Google Drive carico, non so, 10 documenti. Mentre che questi documenti vanno su questa cartella di Google, che si chiama proprio Google Drive, tra l'altro, ecco che una copia viene automaticamente portata sul cloud storage. Quindi abbiamo la copia sul nostro computer e una copia su Google Storage. Se, e dico se, da uno dei due punti io cancellassi un oggetto, abbiamo detto che avevo 10 documenti, se da una parte o dall'altra, perché io posso dal mio smartphone accedere ai miei dati sul cloud storage di Google, se io cancellassi un documento, quando il mio computer viene acceso, il software di Google fa un controllo di parità e vede quello che c'è sul computer è ancora uguale a quello che c'è sul Google Drive? No. Perché? Qui ci sono 9 documenti e qui sono 10. Ah sì, e qual è quello che è sparito? Lui fa un controllo, vede quello che è sparito e lo cancella anche dal computer. Tiene allineati le due cartelle. Quindi tutti i documenti che noi carichiamo sul computer automaticamente sono caricati sul cloud storage di Google, su Google Drive. Se io cancello un documento dal mio computer, automaticamente viene cancellato da Google Drive. Se io utilizzo il mio smartphone, vado su Google Drive e lì decido di cancellare un documento, quello che è su Google Drive, quando il mio computer verrà acceso e viene attivata il software di Google, viene fatto il controllo e quello che io ho cancellato dal mio smartphone viene anche cancellato dal computer. Ok? Viene garantito l'allineamento tra il mio computer e Google Drive, il cloud storage. Ok? Perché dico questo? Ripeto.
Perché i nostri dati, una volta persi, persi per sempre. Però, se noi li portiamo fuori dal nostro computer, dal nostro dispositivo elettronico, ecco che sono memorizzati in uno spazio esterno che viene salvato regolarmente e possiamo essere sicuri al 100%, forse anche di più, che i nostri dati sono al sicuro. Potrebbe sorgere la domanda, ma qualcuno può scoprire quello che c'è lì sopra? Allora, secondo me sì, potrebbero. A parte il fatto che i documenti che io ho messo lì sopra, che me ne frega, potete guardarli come vi pare e piace, tanto per sapere quanto pago di gas. Vabbè, comunque, i nostri oggetti potrebbero essere comunque compressi e protetti da password, una password complessa. A proposito, guardate il filmato che ho fatto sulla sicurezza. Potete proteggerlo con una password e portarlo poi su Google Drive. Cioè, noi lo carichiamo sulla nostra cartella Google, sul nostro computer, che automaticamente verrà allineata con Google Drive, con il cloud storage. Se abbiamo il dubbio che forse qualcuno ci possa spiare e possa carpire i nostri segreti, bene, possiamo proteggerlo da password e metterlo su Google Drive. Ok? Allora, quali sono i vantaggi? Li abbiamo visti. Google Drive. Oltre a Google Drive ci sono anche altri cloud storage. Per esempio c'è Dropbox, anche questo è un cloud storage. Mi sembra che invece di 15 GB davano gratuitamente solo 2 GB. Poi c'è OneDrive di Microsoft. Microsoft anche lì garantisce 5 GB gratuiti. Poi sia Dropbox che OneDrive che Google Drive. Nel caso non bastasse lo spazio, possiamo a pagamento richiedere spazio aggiuntivo. E sinceramente, visti i prezzi, non sono cose eccessive, si possono benissimo sostenere quei prezzi. Chiaro. Io, per esempio, ho tutto quello che tutte le mie bollette, documenti, altre cose, un po' di tutto, io l'ho salvato su Google Drive. Ma mi sembra che, non so se arrivo a utilizzare 2 gigabyte, e c'è tanta roba, tutte le bollette, tutte, anche da 5 anni, no di più, ma dal 2012 a questa parte, tutte le bollette, tutto lì sopra è andato a finire, perché se mi si spacca un computer, meno male posso recuperarlo. Allora, abbiamo detto Google Drive, Dropbox, OneDrive, poi c'è anche un servizio simile fornito da iCloud, che mi sembra che sia quello fornito da Apple per iOS. Ce ne sono altri servizi. Se andate su Wikipedia e cercate cloud storage, vedete chi è che dà questi servizi e come potete utilizzarli. Chiaro che non tutti i sistemi operativi possono utilizzare questo cloud storage. Per esempio, se io ho un sistema operativo Linux, non so se posso, mi sembra di no, mi sembra che non si possono caricare documenti da Linux su Google Drive, mentre è possibile su OneDrive e sugli altri cloud storage. Ok? Poi che altro? Boh, solo questo. È un sistema come per dire, ragazzi, fate attenzione che una volta che il vostro dispositivo è rotto, è andato. Sì, potete comprare un altro smartphone, però sull'altro smartphone le vecchie foto non ce le avrete più. Per cui, una volta riconfigurato il vostro smartphone, automaticamente viene collegato il servizio di cloud storage e vi ritrovate nelle stesse esatte condizioni del vecchio smartphone. Riepilogo allora. Computer, parliamo di Google Drive, che è quello più utilizzato. Computer, installo un'applicazione di Google che mi permette di gestire sul mio computer delle cartelle con i miei documenti, e questa cartella viene specularmente creata su Google Drive. Quando io carico un documento sulla mia cartella di Google Drive del computer, automaticamente questa va su Google Drive all'esterno. Se da una parte o dall'altra io cancellassi il mio documento, viene garantito l'allineamento. Il documento sparisce dappertutto. Questo vale anche se utilizzo uno smartphone. Questo è lo scopo del cloud storage. Può sembrare una cosa incasinata, ma non lo è. Una volta che si inizia ad utilizzare, facilmente si capisce come funziona. Poi, oltre al computer, noi possiamo utilizzare Google Drive o anche OneDrive o Dropbox.
sul nostro smartphone, sul nostro tablet, e anche lì abbiamo accesso a questo spazio disco esterno ai nostri dispositivi che contengono i nostri dati. Anche lì, se io dallo smartphone o dal tablet cancello un oggetto da questo cloud storage, automaticamente mi viene garantito l'allineamento sul computer, ovvero nella cartella che io ho sul mio computer, l'oggetto che io da smartphone ho cancellato, mi viene cancellato anche nel computer. Ok? Poi, se ci sono dubbi sulla sicurezza, possiamo proteggere i nostri documenti con password e quindi siamo sicuri che nessuno li va a spulciare. Ok? Se volete ulteriori informazioni, ma non ne trovate molte, sul cloud storage andate su Wikipedia e lì c'è qualche informazione che forse magari la verrà anche scritta un pochino meglio di come l'ho detta io. Avete notato? Aspetta, qui sono i Beatles, the Beatles, look, Beatles, Strawberry Field Forever. Me l'ha regalato mia figlia di ritorno da New York. I miei favoriti, i Beatles. C'è un'altra, eccola qua, faccio vedere anche l'altra. Questa è l'esatta immagine, Imagine, tra l'altro è scritto, Imagine, che sta a Central Park, uguale. Bene, ho fatto vedere le mie. Anche questo, ma no, non è caso. Bene, io adesso vado su a friggermi i due sofficini, mi metto a ballare davanti alla cucina e mi faccio ricoverare al manicomio dopo che mia moglie avrà chiamato la Croce Verde. Ok? Vi saluto e presto vi racconterò di questa roba qua, come si fanno, mi devo attrezzare. Adesso vado in vacanza anch'io. Vado in vacanza e quando torno faremo altri filmati. E voglio fare questa roba qui, voglio spiegare agli esperti del sistema come si creano le chiavette per installare Windows 10. Ok? Bene, detto questo vi saluto, al prossimo video. Ah, mettete anche un like se vi fa piacere. A me fa piacere se lo mettete. E se volete iscrivervi, iscrivetevi, anche questo mi farebbe piacere. Bene, vi ringrazio dell'ascolto che mi avete dato, io ora spengo e vado a cuocermi i due sofficini. Bye bye!